La prima cosa che la gente dice quando tu parli di commedia dell'arte è niente. Era come, ma che sarà mica Arlecchino, sarà mica Pulcinella quello che abbiamo fatto i cartelloni del carnevale? No, perché non è la mascheretta di plastica, c'è proprio un mondo dietro la commedia dell'arte. Sicuramente penso a Millaggio e penso a qualche matto del villaggio. Quelle maschere non solo sono il nostro patrimonio, ma per me sono veramente la palestra dell'attore. La chiave poi della commedia dell'arte è stato proprio il fatto di non essere nata, secondo me, da un progetto a tavolino. No, nessuno si è inventato niente. La commedia dell'arte per me è una forbice che arriva sulle corde della chitarra, le taglia, le trancia di netto e mettiamo corde nuove. Quindi fa paura. Sì. Vanno arrestati tutti quanti, È hanno un impiccato. thriller, Dio tanto. Hanno impiccato a un certo punto. Improvvisamente. Lo so. Il fascino del teatro può suscitare mille aspirazioni, propositi e sogni. Non solo in chi lo pratica, ma anche in chi lo frequenta, cercando un nutrimento, riscoprendo ogni volta la bellezza e l'importanza di uno spettacolo come evento unico e irriproducibile, che permette di entrare in relazione con la parte nascosta di ognuno di noi.